Sabato Santo a Badolato, la processione più lunga del mondo, 10 ore oltre 7 ore per le vie del borgo. La processione penitenziale dei misteri dolorosi del Sabato Santo gode di una particolare considerazione per l'ormai ultrasecolare tradizione, per la profonda spiritualità che la pervade e per il fascino e la devozione dell'ambiente nel quale annualmente viene celebrata. Tra gli oltre 250 fedeli figuranti, la processione parte alle ore 13 dalla suggestiva chiesa dell'Immacolata e il borgo medievale per un giorno si trasforma in una seconda Gerusalemme. Dopo un lungo e caratteristico percorso per le viuzze del borgo, raggiunge l'antica Petta e l'Angeli, il convento di Santa Maria degli Angeli, posto fuori il centro storico. Conclusa questa prima tappa, il corteo giunge attraverso antiche mulattiere alla chiesa di Santa Caterina d'Alessandria e poi alla chiesa di San Domenico u Monasteri, situata all'estremo lembo ad ovest del borgo, per poi far ritorno alla stessa chiesa dell'Immacolata lungo Corso Umberto I. A distanza di 7 ore dalla partenza, la processione ritorna nella tarda serata alla chiesa dell'Immacolata, dove il corteo si scioglie tra il tripudio di fedeli. I riti religiosi si sono conclusi domenica di Pasqua con la tradizionale e spettacolare confrunta.
Faccio pure quello.